Oscar della ristorazione 2024 a Uldergo Antonelli, storico titolare di Uldergo Ristorante di Tradizione di Pesaro. La Confcommercio Marche Nord e l'Associazione Ristoratori della provincia di Pesaro Urbino hanno consegnato il premio al noto chef presso l'Istituto Alberghiero Santa Marta a Pesaro nel corso di una cena con tanto di cerimonia. Già nel nome del locale le motivazioni del riconoscimento, perché ad essere celebrate sono proprio le tradizioni tipiche della cucina, custodite con passione e cura dalla famiglia Antonelli, nel segno dell'acquolina e dell'acqua di mare. Succede a Rolando Ramoscelli, titolare di Da Rolando Cucina Dialettale di San Costanzo, vincitore del primo Oscar della ristorazione. Entrambi valorizzano la cucina tipica marinara di Pesaro. Il ristorante Uldergo è un luogo tradizionale nel cuore della seconda città delle Marche, a pochi metri dalla piazza del teatro. Uldergo vanta 52 anni di attività e un gran numero di esperienze, anche all'estero. È uno dei soci fondatori dell'Associazione Ristoratori, 5 locali aperti in città, 2 in montagna a Madonna di Campiglio e altri 2 in Sardegna. Vincente il tandem con la moglie Oriana Mariotti. Quello della ristorazione di Pesaro Urbino è l'unico riconoscimento a livello regionale che premia i professionisti impegnati nel tramandare le tradizioni e nel valorizzare i prodotti del territorio. E anche un premio ai sacrifici della categoria, sempre più in difficoltà nel trovare personale adeguato e la cui attività non conosce né feste, né weekend, né pause estive. Il premio è annuale e viene attribuito a quei ristoratori che nel tempo hanno qualificato l'offerta nella provincia di Pesaro Urbino, con attaccamento alla terra, tipicità e tradizione. È un modo per riscoprire, comune per comune, ricette e storie antiche. È un Oscar che Confcommercio riconosce agli operatori di qualità. A noi siamo veramente orgogliosi di ospitare per la seconda volta la seconda edizione dell'Oscar della ristorazione. Penso che questo è il biglietto da visita più bello per una scuola, no? Proprio sentirsi inserita al 100% nel territorio, così come deve essere, perché questa è una scuola appunto che poi sfornerà i futuri ristoratori della nostra zona, e quindi ecco, anche questo sorta di passaggio di consegne mi sembra una cosa molto bella anche per i ragazzi e anche per i ristoratori stessi, che possono vedere all'opera proprio i loro futuri, spero, lavoratori nel settore. Quindi ecco, già oggi per loro sarà una bella prova. Infatti ho visto i ragazzi un pochino così emozionati, ho detto state tranquilli, perché quando c'è l'entusiasmo e la voglia di far bene, anche se qualche piccolo errore ci scappa, va bene lo stesso. Direttore, perché Uldergo? Ma per tanti motivi, però un passo indietro. L'anno scorso, la prima edizione dell'Oscar della ristorazione, abbiamo premiato Rolando. Il motto era, scimmiottando Raspelli, le 3T, terra, tradizione e territorio, perché Rolando aveva inventato la cucina dialettale, la cucina di terra, valorizzando i prodotti del nostro territorio e ricollegandosi alla tradizione. Quest'anno abbiamo pensato invece alle 3M: mare, memoria e marchigianità. E chi meglio di Uldergo rappresenta la cucina di mare tradizionale, quindi la marchigianità? Chi meglio di Uldergo e di sua moglie Oriana rappresentano anche la memoria, le ricette tradizionali della cucina marinara pesarese? E la marchigianità non solo per il collegamento con la tradizione, ma anche perché rappresenta Uldergo il marchigiano tenace, lavoratore, 52 anni di attività come ristoratore, ma non solo a Pesaro, cioè uno che ha lavorato come cameriere, poi ha gestito per 22 anni il ristorante, poi ha aperto altri ristoranti in giro per l'Italia e all'estero, con il cuore però a Pesaro, ritornare a Pesaro, questo è il marchigiano. E non a caso è ritornato a riaprire il ristorante dove aveva iniziata la sua attività, che era il famoso ristorante Da Carlo. Un altro motivo poi, devo dire, Uldergo è stato uno dei fondatori dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio. Nel 1994 è nata dopo tante serate, anzi tante notti, a fare le ore piccole di mattina, a bere nei ristoranti, per creare questa associazione insieme a purtroppo amici che non,
non sono più con noi, penso a Franco Ridolfi, penso a Renato Pinto, Valentino Ortolani, Gianni Cairan. Ecco, Uldergo era uno di questi che mi ha aiutato a creare l'associazione Ristoratori. Sono veramente orgoglioso perché dopo 50 anni di attività mi fa veramente piacere, anche perché poi vedo che sta ritornando proprio tutto quello che all'inizio noi facevamo, nel senso che facevamo la cucina tradizionale, adesso sta tornando la cucina tradizionale. Poi magari ancora c'ho entusiasmo di stare in mezzo alla gente, mi piace, e quella è un'altra cosa che mi dà tanto orgoglio. Poi c'ho anche l'orgoglio che mio figlio ha intrapreso la mia carriera, anzi mi ha fregato, perché io ho aperto 10 ristoranti, lui è direttore di 20 ristoranti a New York. E allora, no, le tradizioni, poi c'ho mia figlia con me in sala, una serie di cose che mi fanno veramente tanto piacere, tanto orgoglio. Come è cambiata la professione nel corso degli anni? La nostra professione praticamente ha avuto, noi abbiamo seguito tutti i cambiamenti, no? All'inizio c'era una ristorazione molto più tradizionale, poi siamo passati a delle evoluzioni con delle cucine innovative, però poi adesso piano piano la gente sta tornando, che la gente gli piace la qualità, l'accoglienza e queste tradizioni, e quello è molto importante secondo me. Quali sono stati i suoi maestri? Purtroppo molti ci hanno lasciato, ma erano tutti, noi abbiamo formato l'associazione Ristoratori, eravamo un gruppo, siamo ancora, però molti di noi che seguivamo queste tradizioni, queste non ci sono più, però è rimasto la loro scuola, e allora quello mi fa molto piacere, continuare quello che avevamo fatto insieme. Mario Di Remigio, sono tanti e bravi i ristoratori della zona, oggi si premia Uldergo. Sì, diciamo che premiare Uldergo è importante soprattutto in questo anno in cui Pesaro è capitale della cultura 2024, è importante perché fa parte della storia di Pesaro, Uldergo, e da quando era ragazzino che lavora nella ristorazione ha visto tutte le varie stagioni di Pesaro, delle cucine marinare, e soprattutto lui e la moglie, che l'ha sempre supportato, hanno anche fatto un libro di ricette, le quali ha descritto praticamente quelle che erano le tradizioni nostre marinare di Pesaro, dalle nostre nonne fino adesso, e soprattutto ancora lui in attività, ha un ristorante, si mangia bene, è ancora attivo, quindi diciamo che è un patrimonio da tutelare il ristorante di Uldergo, come voglio dire, poi è stato anche protagonista di varie escursioni sia in giro per Pesaro che nel giro in Italia, che ha fatto conoscere la cucina pesarese un po' in tutta Italia, ecco. Presidente, quella di Uldergo è una lunga carriera di successo, tanta esperienza. Sì, tanta esperienza e tanto successo, perché ha un ristorante che si mangia veramente bene, e per noi è anche per noi dargli un premio è una soddisfazione, perché è stato uno dei fondatori dell'associazione Ristoratori. E il secondo premio che diamo quest'anno, aver scelto lui, è veramente una cosa molto bella. Il buon cibo è un punto di forza, un fiore all'occhiello della provincia e non solo. Sì, credo che il suo ristorante, parlavo con qualcuno sti giorni che non c'era mai stato, ma l'ho sentito parlare come nome. Vuol dire che avendo del buon cibo veramente si fa strada, anche se la gente non c'è stata conosce già il ristorante. Vuol dire che la nomea vuol dire anni e anni di lavoro serio e di qualità. C'è anche una giornata della ristorazione, il prossimo 28 aprile. Sì, è un'altra giornata che sicuramente la ristorazione adesso comincia a essere, con i tempi che abbiamo, molto importante, perché non si trova più personale capace a lavorare,
né chi fa il servizio né chi fa la cucina. A trovare ristoranti validi sono sempre più raro e è molto importante, perché il turismo che abbiamo anche sulla nostra riviera passa tutto attraverso la ristorazione e la gente viene in vacanza non solo più per andare al mare, ma per degustare la nostra cucina, vedere i nostri borghi e quant'altro.